stamattina andiamo a farci la prima passeggiata corsetta dell'anno all'aria aperta. Quindi questo sarà il mio outfit di oggi. Così per passare inosservata ho deciso di mettere questi leggings di Gymshark della collezione con Whitney Simmons che mi piacciono un sacco. E poi vabbè chiaramente metterò un file, questo qua della North Face, poi questo vabbè è il topino in alto, poi scarpette e si va. Eccomi, sono pronta. La faccio ancora un po' da sonno, ma sicuramente ora così mi sveglio. Questo sarà il podcast che ascolterò, niente di troppo intellettuale, ma loro li adoro, mi fanno un sacco di compagnia mentre corro e faccio le mie cosine. Eccomi qua ragazze, è tornata dalla corsetta e devo dire, ci voleva. All'inizio ero tipo, non so se ho proprio voglia di andarci, forse me lo tengo per più tardi, sapete, tipo pausa pranzo così. Poi ho detto, Noele, muovi quelle chiappette, datti una spinta e vai. E mi è servito perché adesso mi sento molto meglio, ho visto la luce del sole, mi sono mossa, quindi ci sta muoversi un po' di più la mattina, diciamo una di quelle cose che danno il mood per iniziare meglio la giornata e proverò a farlo il più possibile questo 2023, conto di andare a correre tipo minimo una volta a settimana, una, due, ecco, e mi piacerebbe un sacco. Poi lo sapete, mi alleno anche in palestra 3-4 volte a settimana. Ma la corsa è qualcosa di diverso che vorrei aggiungere alla mia routine, quindi questo diciamo è il mio proposito per il 2023. Vediamo se riuscirò a portarlo a compimento come si deve. Vi tengo aggiornate, ovviamente. Ho sviluppato un certo languorino, il fatto che quando sono tornata dalla corsa comunque mi sono presa il mio tempo per rimettermi in sesto e quindi adesso andremo a fare colazione. Poi oggi sarà una bella giornatina carica, ma comunque registreremo questo video che sarà un What I Eat in a Day che non faccio da tantissimo tempo. Ma adesso breakfast, se no qua non riesco a iniziare la giornata con la giusta carica. Quindi vi faccio vedere, l'ho avviata diciamo ieri sera come mi solito, in modo che adesso devo solo riscaldarla. E parlo della mia tortina di mele adorata, quindi quella che è anche un pasto diciamo bilanciato, proteico e tutto quanto. Quindi sì, questa sarà la mia colazione di questa mattina. E l'outfit di oggi lo teniamo molto basic, lo sapete, io quando sono a casa questo è il mio vibe, il mio stile di vita, quindi magliettina così cropped, carina, diciamo molto easy, e pantalone della tuta. Sì, si va di questo perché comunque voglio stare comoda, comfy, poi devo fare qualche attività appunto fuori casa, ma sti cavoli, questo è il mio vibe. Per oggi lo sapete bene, quindi andiamo. Ed ecco qua la mia tortina di mele splendida. Però adesso direi che manca qualcosa, quindi manca la decorazione sopra. Ci vado ad aggiungere sopra questo almond butter di Prozis che io amo, è tipo burro di mandorle 100% buonissimo. Burro di mandorle messo, l'ho anche posizionato in un piattino. E adesso sopra ci vado ad aggiungere anche queste organic raw cacao nibs che sono tipo delle pepite di cacao crudo sempre di Prozis per dargli un po' di croccantezza in più e poi sono buonissime. E ta-dam! Eccola pronta, adesso la riscaldo 2 minutini al microonde così sarà ancora meglio. Ta-dam! Proviamo a vedere com'è venuta. Guardate quanto è ripiena di melette. Super soft. Per questo Natale, non so se vi ricordate, ma avevo preso il calendario dell'avvento del Nespresso e ancora non avevo avuto il tempo di finirlo tutto perché col fatto che sono stata fuori non ho aperto tutte le caselle e niente, quindi ho deciso di farlo adesso insieme, aprire tutte le caselle che non ho ancora aperto adesso qua con voi perché voglio farmi un caffè. Quindi mi sono ricordata di non aver aperto tutto questo, quindi vediamo cosa ci sta dentro. Allora, devo dire che mi mancano le caselle più succulente perché 19, ok, non l'ho aperto. Poi 23 anche non ho aperto, 18, 17 e anche il 24 che è questa qua grossa. Quindi adesso ci divertiamo, apriamo prima la 18 e così faremo anche la scelta del nostro caffè di oggi. Ah, questo io lo amo fortemente, è quello della linea natalizia ai frutti di bosco, buonissimo.
quindi 18, vediamo 17, cos'era, bianco piccolo, buono anche questi, questi sono quelli tipo da fare con il latte, io lo faccio sempre con il latte, quindi ci sta. Poi 19, cosa sarà? Voltesso, ok, è un espresso, bene. Poi ci mancava il 23. Questo io lo amo, mi sa oggi faremo questo, quello al caramello. Ma comunque ci rimane la 24, che è quella grossa, che ci sarà Celebrate with Indulgence. Oh wow, mi hanno messo un double espresso, che effettivamente potrei farmi anche questo, ma vediamo. E una... mi posiziono qua perché non vorrei fare tipo troppi danni, che tengo la videocamera e tiro fuori questa, ma è una tazzina. Ciuccio. Non riuscirò ad aprirla. Ecco, ve la faccio vedere meglio così, ma è una tazzina, diciamo, non della grandezza piccolina per un espresso, è più tipo per un mini caffè latte, un cappuccino piccolino, insomma. Ed è questa collezione qua, che è la India Mahadevi Design. Carina, molto cute. Bene, quindi questo è stato il nostro bottino. Adesso, come vi dicevo, penso farò questo. Anche se pure questo mi ispira effettivamente. Forse farò questo, dai. Con un bel po' di latte, ovviamente. Il profumo non è niente male. La sfumetta è sempre buonissima. Questo è troppo bollente adesso per farvi il taste test in diretta, ma tra un po' vi faccio sapere. Ora continuo con la mia roba. L'ho assaggiato ed è molto buono. Ok, bene, qua lo studio procede. Volevo fare ancora un altro problemino perché sto aspettando che la lavatrice finisca, così stendo i panni e poi la spesa. E magari vi faccio vedere anche quello che prendo, anche se non penso farò una mega spesa enorme, però mi serve qualcosa, ve l'ho detto, il frigo è praticamente vuoto, quindi quello ve lo farò vedere, poi magari in un video più avanti vi faccio proprio una mega spesona, quelle che servono soprattutto in questo periodo, perché almeno così ho sempre tutto pronto, non devo andare ogni giorno a fare la spesa. E comunque, quello che volevo dire, adesso siamo a gennaio, tutte piene di buoni propositi, vogliamo riprendere ad andare a allenarci quotidianamente, muoverci, svegliarci presto, quella è una cosa mia, voglio riprendere a svegliarmi presto, perché veramente ti cambia tutto il mood della giornata, mi aiuta tantissimo. Uno fa anche un sacco di resolution e buoni propositi per quanto riguarda la dieta e tutto quanto, e io, lo sapete, sono una sostenitrice del fatto che è giusto tipo mangiare sano e integrare un sacco di frutta e verdura nella propria alimentazione, quello che ci fa stare bene. Però trovo che il tutto o niente sia sempre sbagliato, che il fatto di essere troppo estremi in una cosa non ci faccia bene, quindi l'eliminare tutte quelle cose che magari ci piacciono ma che sono etichettate come cibi meno sani, ecco, non porti a niente di buono. Perché, ok, sì, non vuoi mangiare solo quelle cose ma non vuoi nemmeno privartene del tutto, la verità sta sempre nel mezzo, e quindi secondo me ci vuole sempre un po' di balance in questo. Ovvio, adesso veniamo dalle feste in cui abbiamo mangiato di tutto e di più, però passare proprio dal tutto al niente non ci fa bene mentalmente, e quindi quello che cerco di fare io è sempre sì, avere una maggior parte della mia alimentazione che sia per lo più sana e fatta di alimenti meno processati possibili, ma poi per il resto comunque se ogni tanto mi ha qualcosa non me ne privo, ecco, perché solo così riesco ad affrontare bene le feste e l'alimentazione nei giorni in cui magari non è proprio schematizzata e tipo controllata da me, ma che magari sono occasioni sociali e cose così, in maniera più serena. E quest'anno, come non mai, io veramente nelle feste sono riuscita a godermi il cibo, godermi la compagnia in maniera tranquilla, senza vederle come un momento magari di paura nel lasciarmi troppo andare, o un momento di, non lo so, di sfogo in cui mangio tutti i piatti di tutti senza nemmeno godermelo e mando giù tipo fette di panettone a go-go. Ecco, finalmente non è successo questo, era un po' di anni che sto lavorando appunto su questo, causa un passato in cui magari ero più ristretta, e veramente quest'anno
sono riuscita a concedermi tutto quello che volevo. Ovviamente uno mangia un po' di più del solito e questo è normale perché sì, ok, uno non si strafoga, non si lascia andare, però comunque mangia un po' di più e ci sta, insomma, fa parte del gioco. Però me lo sono goduta e non ho avuto sensi di colpa per nulla. I giorni seguenti sono in grado di ritornare alla mia alimentazione così, magari concedendomi qualche dolcetto in più se ne ho voglia di quelli rimasti, ma senza davvero sentire il bisogno di strafogarmi nel momento e questa sarà davvero una bellissima realizzazione per me e volevo condividerla con voi perché alla fine sì, adesso il mio Waitina Day sarà un Waitina Day normale e niente di così esaltante, alla fine quello che mangio io piuttosto semplice, piuttosto le stesse cose, potrebbe risultare noioso, però c'è un messaggio dietro che va oltre quello e mi piace il fatto di condividerlo con voi perché alla fine è questo quello che io voglio trasmettere, il fatto che sì, il balance è importante, però è anche importante sapere che il balance non è una cosa del tipo sempre perfetta, sempre misurata. Ci sono giorni in cui uno mangerà un po' di più, giorni in cui mangerà un po' di meno e giorni in cui avrei voglia di qualcosa di un po' più, diciamo, sfiziosetto, e giorni invece in cui no. E il balance è questo, è tipo sapersi giostrare anche nei momenti in cui non c'è il balance, come quelli di festa, e viverli comunque serena. Questo era quello che volevo dirvi e che ci tenevo a comunicare. Adesso torno ai miei problemi, ne faccio un altro, poi stendo e poi esco a fare la spesa. Yuppie! Comunque voglio trovare anche un momento oggi pomeriggio per mettermi a, diciamo, dedicare tempo all'organizzazione, alla visione spirituale di questo anno 2023, e perché mi piace tantissimo farlo. Qua questa agenda l'ho presa da Inspired Stories e vi lascio sempre il link qua sotto ed è bellissima perché veramente ti lascia gli spazi per riflettere su chi sei, dove vuoi andare. E porti degli obiettivi e scriverli a volte aiuta tantissimo. Quindi voglio vedere oggi pomeriggio tipo di mettermi a farlo. E c'è anche la parte, oh, qua sono i libri che ho letto nel 2022, che sinceramente vorrei un attimo aumentarli quest'anno, ma vedremo se ne ho il tempo. E adoro il fatto che ho aggiunto quest'anno anche la possibilità di mettermi questo financial tracker, che sì, si può fare con Excel, però diciamo, farlo a mano è piacevole e rilassante, quindi voglio fare un attimo tutto questo per gennaio in modo da avere una visione completa e organizzarmi. Ed ecco la spesa che, come vi dicevo, non è una spesa di chissà quali grandi cose, è piuttosto minima, ma al supermercato, quello da cui faccio la spesona con tutto quello che mi serve, ci andrò domani. Questo è solo per, diciamo, per le cose che mi servono in quel determinato supermercato che ha più tipo surgelati, cose così. E anche un sacco di opzioni vegetariane, così che mi piacciono un sacco vegane. Quindi ho preso questo seitan, poi tofu, un classicone, poi queste burgerine di melanzane che mi attirano un sacco, cotolettine vegane che queste le amo, sono buonissime. Poi ho preso medaglioni di merluzzo nel reparto surgelati, crunch di tonno che questi per me sono la base della vita, mix di broccolini che amo, questo pure lo adoro, poi questo per la peperonata che è buonissimo, melanzane grigliate, delle gallettine, poi un po' di frutta, mele, carotine, finocchi e pere, giusto così per avercelo, poi andrò anche dal fruttivendolo, ma questo diciamo è un round più veloce. Per pranzo vado a farmi questa pasta qua di Proteus, proprio con un sugo di verdure simile a questo e ci voglio aggiungere anche le olive. Questa pasta è buonissima, è una pasta proteica, ma sembra tipo pasta integrale, veramente buona, ve la consiglio se vi piace la pasta e volete comunque introdurre più proteine vegetali nella vostra alimentazione, perché queste sono appunto una pasta fatta con proteine, però sono proteine vegetali, quindi è buonissima, me ne faccio una bella porzione abbondante e così ho un piatto completo, diciamo. Eccomi qua, sono rientrata a casa e sono bella cotta, penso si veda dalla faccia perché comunque è stata una giornatina piena. E niente, adesso mi preparo la cena e poi mi metterò in déshabillé pronta per rilassarmi questa serata che ne ho bisogno. E domani mi aspetta un'altra giornatina ricca di studio e varie task. Domani penso anche di andare
in palestra mentre la mattina mi vedo con Jean e studiamo insieme in una bakery. Quindi sì, adesso voglio solo rilassarmi un po', mangio la cena, doccia, poi metto sul letto, mi guardo qualcosa, Netflix, così. E niente, questo è il programma per la serata. Ho messo a fare in friggitrice anche un po' di zucca. Questa è quella zucca tipo castagnosa. Mettetelo in zucca. Il mio classico dolcetto serale che non può mancare. Qua abbiamo pera con yogurt al naturale di soia e cannella. Poi mangio anche qualcuno di questi biscottini speculoos che hanno portato i miei da brucio. Sono buonissimi. Se vi piace la cannella, questo speculoos è una bomba. Poi questi sono troppo buoni. Ho invece una tisana, questa qua, che ho preso invece a Berlino questo Natale, che è buonissima, è cioccolato, menta e chili, tipo buonissima. Spero questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciateci un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commentino facendomi sapere qual è la vostra, diciamo, il vostro buon proposito per questo 2023. Niente, quando un bacio enorme, ci vediamo al prossimo video su questo canale. Ciao bimbe.